È tipo tardissimo al solito, però voglio tenere questa abitudine di fare i vlog di lettura. Che non sono tanti vlog di lettura, ma quanto dei commenti a quello che sto leggendo man mano, che non ho assolutamente spazio per fare questa cosa su TikTok. Forse sì, ma non lo so. È troppo tardi. Comunque sono a casa di Filippo Pasqui, che non so se vi ho già presentato su questi schermi. Comunque, amico scrittore. Tra l'altro questi sono tutti libri suoi, sono delle copie di Fasto de Basso, perché sono ad Arezzo da lui, cioè questo appartamento che è suo dove lui si appoggia, lui non c'è in questo momento perché, vabbè. E domani andiamo a presentare questo libro a Frosinone, quindi avrò il piacere di fargli qualche domanda. E non lo so, l'idea è quella di girare un po' l'Italia per presentare questo libro, lo trovate su Amazon in ogni caso. E detto questo, ho iniziato le prime 100 pagine di Io sono un gatto digitale. E, pazzesco, perché è un libro che probabilmente non avrei mai letto, però con Martina in giallo, ve la taggo da qualche parte. Non lo so, c'è stata questa pazza idea di iniziare un gruppo di lettura a tema gatti, quindi ogni mese un libro così, non so quando pubblicherò questo video. Comunque, se ci sarà ancora questo gruppo di lettura, trovate sempre tutto qui giù in descrizione. Io sono un gatto. Prime 100 pagine è tutto dal punto di vista ovviamente di un gatto ed è pazzesco perché credo che questo libro sia veramente un esercizio di empatia incredibile perché tantissimi atteggiamenti che noi abbiamo nei confronti dei gatti, in realtà, per un gatto sono super fastidiosi. E il fatto di vedere tutto dal punto di vista di questo felino molto sostenuto e anche molto simpatico è veramente meraviglioso. L'altra cosa meravigliosa è il fatto che abbiamo appena iniziato questo gruppo di lettura, quindi l'abbiamo appena annunciato sui social del gruppo Telegram. Siamo già tipo una trentina, che 30 persone non sono niente, però 30 persone in realtà sono tantissime, perché se devo pensare a 30 persone da chiudere in una stanza che conosco dal vivo, probabilmente non mi vengono in mente 30 persone che leggono ancora di meno, quindi non lo so, no, cioè non lo so cosa sta succedendo ultimamente sul mio internet, però secondo me è qualcosa di bello. Comunque, credo che proprio che andrò a dormire e vi aggiorno man mano. Allora, questo video non è consecutivo all'altro, nel senso che non è il giorno dopo, fantomatico, perché sono passati un po' di giorni, non ho letto per qualche giorno, ho letto un altro libro nel frattempo, La storia infinita, c'è cioè il vlog sul canale, non lo so, è veramente un periodo bello, finalmente, con un sacco di carica emotiva. Sono a Tel Aviv in questo momento e non lo so, sto approfittando del fatto che il mio lavoro mi consente di muovermi per muovermi e non so perché ogni tanto mi dimentico di questa cosa, cioè che dopo è scontato che devo per forza stare a Milano sempre, comunque, e quindi questo è un po' quanto. A parte questo, sto approfittando di questo nuovo Shabbat, sabato, dove tendenzialmente nella comunità che si è creata intorno a me in questo viaggio non si fa molto, e per andare avanti con Io sono un gatto che avevo lasciato lì un attimino. Non lo so, banalmente mi sta piacendo anche la parte di condivisione con il gruppo di lettura, mi lascio sempre tutte le info in giro. La cosa un po' strana è che di fatto abbiamo questa visione del mondo da parte di un gatto e quindi tutte delle conversazioni che magari sono accademiche, magari sono normali per noi, in realtà tramite il gatto sono tutt'altro e quindi un po' questo. Questa cosa qui, che è la cosa interessante del libro, non credo valga 500 pagine perché questo libro è un mattonazzo in realtà, cioè l'avrei sviluppata in un modo un po' più tenero.
L'altra cosa che l'autore sicuramente vuole fare è far passare dei concetti anche filosofici, anche importanti, spiegandoli come assorbirebbe un gatto, no? E anche questo è molto carino, però anche lì non è un libro di scuola, quindi non lo so, l'avrei reso molto più leggero. Comunque, probabilmente, boh, non lo so, se mi gira lo finisco oggi, dipende. E niente, saluti da questa città caldissima, da questa mia faccia abbastanza spatta. Ciao. Allora, qualità del video pessima, però ho dei libri dietro, quindi ho detto questo è il momento giusto per fare questa cosa. E dunque, non lo so, allora la cosa veramente assurda è che nel corso della mia lettura ho avuto il piacere di avere letteralmente addosso un gatto che si chiama Kitsu, ed è un gatto di una signora che ho conosciuto qua a Gerusalemme, e forse l'avete visto anche nell'altro video. Comunque io veramente mi sono approcciata a questo libro anche con gli occhi di questo gatto. Perché è assurdo, perché comunque di fatto, come vi dicevo ieri, ci sono delle situazioni normali, delle conversazioni tra intellettuali, insomma, qualcosa che a noi risulta tutto molto logico e schematico, che invece a questo gatto risulta stupido, no? Come se fosse fuori dalla grazia di Dio. E io veramente guardavo questo gatto, Kitsu, che dice, cioè io gli dicevo, chissà che cosa pensa di me questo gatto che sono qua da ore a fissare un aggeggino che sto leggendo, magari nella sua testa sono pazza. E ha fatto molto ridere. Secondo me se si ha modo di approcciarsi a questo libro con un gatto, veramente fa davvero la differenza. Per il resto, non è che ci sia tutta sta grande trama. E boh, infatti so che di questo libro c'è anche sia un manga che un film, che spero di recuperare entrambi, però sono molto curiosa di come questa non storia, che è più una visione del mondo da parte di un gatto, possa venire trasposta, no, in immagini, quindi sia manga che... perché secondo me o la stravolgi o viene veramente una ciofeca, e chissà quale delle due. E quindi niente, per ora qui, io sono sempre in giro e fa caldo, speriamo bene, a domani. Momento di disagio estremo in aeroporto. Allora, libro finito, volevo recuperare sia il film che il manga, non so se lo farò a stretto giro, ma se lo farò a stretto giro metterò dentro tutto questo video, non lo so, devo capire. Non so se mi è piaciuto, o meglio, mi è piaciuto, però troppo lungo e soprattutto molto, un po' didascalico, come se fosse un libro che voleva dare una lezione più che fornire una storia al lettore, cioè questa è stata un po' la mia sensazione a riguardo. E quindi un grosso no da questo punto di vista. Dall'altra parte però è un libro che mi ha dato tantissimo online, perché si è creato questo gruppo di lettura su Telegram dove attualmente siamo una quarantina, 40, cioè io non so neanche se conosco 40 persone, e quindi averle tutte all'interno di una stanza digitale pazzesco, e non lo so, quindi questo libro fa parte di un periodo veramente strano. Lo so che lo dico sempre, però veramente gli ultimi mesi sono stati un subbuglio di cose, e questo libro ne fa parte perché appunto è l'inizio di qualcosa, cioè di un gruppo di lettura online che potenzialmente andrà avanti per un anno, perché io e Martina appunto abbiamo messo insieme libri per un anno a tema gatti, quindi non vedo l'ora. L'altra cosa è che, come vi dicevo nella scorsa clip, io ho avuto modo di condividere questo tempo con un gatto, Kitsu, a Gerusalemme, che è stato il mio gatto per una decina di giorni. E io sono cresciuta con gatti, ho sempre avuto gatti,
dal 2020, visto che ho iniziato a viaggiare di più, così ho deciso di non avere più dei gatti, di non avere più. Mi è caduto il telefono, hanno cominciato a dire cose. Comunque, dicevo che ho avuto il tempo di... che dal 2020 non ho più voluto gatti, perché volevo, insomma, più tempo per viaggiare, non volevo la responsabilità, insomma, di un altro essere vivente. Io me l'ho dimenticata cosa voleva dire dormire con un gatto, che è un tipo di sensazione che probabilmente molti sottovalutano, ma è stato, cioè, la prima notte con questo gatto, cioè lui mi ha proprio dormito addosso, è stato pazzesco, cioè non lo so. E quindi credo di avere una forte connessione in generale con i gatti, con gli animali in generale, ma con i gatti di tutto. E quindi è il libro che ho capitato al momento giusto, nonostante non sia stata una lettura illuminante, però è come se fosse stata una lettura parte di tante altre cose. È un elemento di un periodo molto più grosso, è un elemento di una cosa molto più grossa, più o meno. E questo è un po' quanto per adesso. Se poi leggerò anche il manga e vedrò il film, vedrete. Questo video continuerà, se no per ora ciao, a presto. E ovviamente inizio a registrare e partono le campane, palesissimo, aspettiamo un attimo. Eccoci, Milano, poi non so quanto vi ho raccontato nella scorsa clip, però il ritorno a Milano è stato veramente hardcore, ma ce l'abbiamo fatta. E appena sono tornata ho trovato questo, che è il manga di Io sono un gatto, che l'avevo ordinato e mi è arrivato puntualissimo, proprio per il mio ritorno, quindi l'ho letto, e questo è come si presenta all'interno. Tra l'altro, non so per quale motivo, ma probabilmente perché sono stupida, io mi sono approcciata alla lettura del romanzo in un modo un po' sbagliato, nel senso che io non so per... boh, non lo so, sono stupida, non leggo, non mi informo, niente. Mi sono approcciata alla lettura come se fosse un romanzo contemporaneo. In realtà, poi, andando a curiosare, andando a guardare, ho visto che l'autore è morto nel 1916, quindi tutte le conversazioni, anche i dibattiti filosofici, anche tutte le considerazioni che vengono fatte sull'amore, sulla convivenza, sulle donne, così, vanno un po' contestualizzati al secolo prima. Io non so per quale motivo... non lo so, mi sono immaginata il tutto come se fosse una cosa contemporanea, o comunque non più tardi degli anni 70, ecco, quindi perché il film avevo visto che era degli anni 70, nella mia testa era tutto intorno a quegli anni lì, e invece no. E quindi, errore mio, ha tutto un po' più senso, non nel senso che la lettura cambia e diventa improvvisamente un capolavoro, però certe cose, magari un po' naif, certe considerazioni che vengono fatte, soprattutto sulla relazione uomo-donna, marito-moglie, hanno un po' più senso se vengono retrodatate, no? Perché se invece vengono fatte oggi, sembrava buona roba, tipo, che stupidi questi giapponesi di oggi, no? E invece, vabbè, perché... ho fatto bene a informarmi, insomma, però lo avrei dovuto fare prima. Detto questo, il manga... che vedete qua, è molto carino, lo si legge tranquillamente in mezzo pomeriggio, così, ed è tutto condensato, molto fedele al libro, però appunto non ha chissà quale trama, chissà quale... perché si prendono le parti pratiche del libro e vengono trasformate in un fumetto, quindi niente di particolarmente innovativo, disegni molto standard, così, però devo dire che... è stato un bel riassunto, anche perché poi la lettura del romanzo io l'ho sparpagliata poi in vari contesti e varie robe. Chiudere con questo non è stata una cattiva scelta a posteriori. Il film non l'ho trovato, però lo vorrei un sacco vedere. Chissà se mai lo vedrò. Detto questo, se volete leggere altri libri sui gatti, sappiate che c'è un gruppo di lettura, trovate tutte le info qua, spero di ricordarmi. Questo gruppo di lettura a tema gatti, che è il book club delle gattare, io lo faccio con un'altra ragazza che su TikTok e su Instagram si chiama Martina in Giallo, e
qua mi trovate ogni tanto e mentre mi trovate tutti i giorni su TikTok e tutti i giorni su Instagram. Grazie se siete arrivati fino qua, avete una pazienza immensa. A presto!